Con Stefano Filoni, archiviata la gara di Coppa Italia, domenica c'è la trasferta di Mesagne, gara importantissima, un altro big match, che partita ci aspetta? Sì, ci aspetta una partita sicuramente difficile, noi abbiamo preparato al meglio, siamo un gruppo forte, coeso, e stiamo iniziando a prendere le giuste misure, secondo me sarà una bellissima partita. La squadra sta smaltendo un po' le difficoltà di inizio stagione, lo possiamo dire che è partita un po' tutto il motore, no? È partito un po' in ritardo, però adesso pian piano ogni tassello sta andando al suo posto e i risultati si vedono. Sì, abbiamo recuperato tante pedine importanti, tra cui Edo, sta recuperando anche Simone e Bruno, pian piano stiamo prendendo sempre di più forma. Pensi che possa pesare, sicuramente peserà l'assenza di Alberto in mezzo al campo, anche se poi il fratello Edoardo si sta ben disimpegnando. Sì, diciamo che l'assenza di Alberto in campo pesa dappertutto, in mezzo al campo, nello spogliatoio, però noi lottiamo anche per lui, come per Chico, per tutti gli infortunati. Il mister ci dice sempre di pensare a chi c'è e non a chi manca, perché abbiamo una rosa abbastanza competitiva in tutti i ruoli e quindi chi dovesse entrare, insomma, si fa trovare pronto. Abbiamo detto dell'avvio un po' difficoltoso di campionato, che effetto fa invece adesso guardare la classifica? Siamo contenti di quello che stiamo facendo e che secondo me continueremo a fare. Come ho già detto, siamo un gruppo forte, coeso, lottiamo tutti insieme. Stare lì è bello, sperando che duri il più lungo possibile. Domenica ci aspetta una gara molto difficile, il Mesagne è un punto da noi, quindi loro saranno agguerriti perché vogliono agguantare la vetta e noi dobbiamo essere bravi a tenergli testa e a portare i 3 punti a Galatasaray.